Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: continua l'eterno scontro tra Roberta Di Padua e Ida Platano a Uomini e Donne. La prima ha lanciato una vera e propria frecciatina all'altra nel confronto della puntata di oggi, ecco quali sono state le sue parole. Roberta Di Padua e Ida Di Platano sono due delle dame più corteggiate all'interno del salotto di Uomini e Donne. Bellissime, mamme singole e donne in carriera. Molto spesso si sono trovate al centro delle medesime dinamiche poiché hanno frequentato gli stessi cavalieri. Riccardo Guarneri, Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza sono quelle che maggiormente hanno spiccato per quello che è successo all'interno del salotto del celebre dating show. Entrambe non cercano di buttarci una pietra sopra lasciandosi tutte le spalle e andare avanti. Non perdono occasione per lanciarsi frecciatine nel corso delle varie registrazioni ed è tangibile quanta competizione ci sia tra di loro. Se settimana scorsa la dama siciliana ha accusato la rivale di copiare tutti i suoi comportamenti tra cui l'estetica e le varie frequentazioni, oggi è stato il turno di Roberta. Durante un suo intervento, ha chiarito con una frase molto incisiva cosa l'ha discosta totalmente dall'immagine di Ida. Ecco quali sono state le sue parole. Uomini e donne, Roberta Di Padua spegne con un commento Ida Platano. Nel corso della puntata in onda oggi, a Uomini e Donne Maria De Filippi ha dedicato un piccolo spazio ad una nuova frequentazione in atto. Si tratta di un'uscita tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La dama, tornata in studio dopo una breve parentesi con Davide Donadei, non ha perso occasione per lasciare il suo numero ai tanti cavalieri del parterre che intendono frequentarla. I più appassionati della trasmissione, ricorderanno che Dama di Frosinone ha avuto una storia con Riccardo Guarneri, l'amore assoluto di Ida Platano. Quando la conduttrice ha chiesto dove lei e Vicinanza avrebbero trascorso la serata, Roberta menzionando Ida in maniera neanche troppo velata ha poi continuato, decide lui, gli do carta bianca. A me piacciono gli uomini decisi. Sono una donna con le idee molto chiare. Queste frasi sono apparse come una stoccata bella e buona nei confronti della parrucchiera. Si è presumibilmente riferita ai continui tira e molla con Riccardo e al suo ripensamento nei confronti di Alessandro, attuale conoscenza con cui sta sentendo. La Platano ha, forse, fatto finta di non sentire e capire, sicuramente per evitare di innalzare un ulteriore polverone a cento studio. Vedremo nelle prossime puntate se arriverà una replica da parte sua. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.